No, celeste e verde non sta assolutamente bene, quindi direi il rosa. Che non va! Sì, anche questo è importante, importantissimo. Il giallo effettivamente manca. Beh, direi di sottolineare anche questo. Direi di sottolineare anche questo. Sì, anche questo è importante, importantissimo. La compagnia elettrica della Georgia ha elaborato molte interessanti variazioni. La compagnia elettrica della Georgia ha elaborato molte interessanti variazioni. RTP. Al cliente venga assegnato, virgola, nota bibliografica numero 15, pagina 347, dal premio Nobel Sir X Jones. Acquisire il paniere iniziale? Punto interrogativo? Questa non l'ho ancora capita. Te lo devo ripetere ancora. Iniziamo. Andiamo qua con le mobilitazione politica. Questo è collegato a questo, che si lega al capitolo 3, che si lega al capitolo e al paragrafo 3.1. Poi questo è importante, sicuramente lo chiede, quindi vi conviene attaccarlo con questi. Ma l'ho scritto di merda, scusa! Ma questo fa schifo! Adesso lo scriviamo. No, io domani non vado perché io non sono pronta. Non so nemmeno questo. E se ho scritto sbagliato? Questo lo devo capire. Perché se domani lo sbaglio sicuro mi boccia. Dio. Perché nonostante i costumi poi non mi ricordo nulla, nulla, un vuoto di memoria. Io non ho ancora capito se il capitolo 2 è da fare o no. Allora, vediamo, scriviamo su questo gruppo. E Giulia, senti, ma il capitolo 2 è da fare? Ciao Franci, come stai? Paola, benedetta, tu sai se dobbiamo fare il capitolo 2 sì o no? Ciao Giovanni, sono Patrizia. Però volevo sapere se per caso il capitolo 2... Ciao ragazzi, forse non ci sentiamo alle elementari. Marco, senti, ma... Perché non ci andiamo a prendere un caffè o questi giorni? Ciao Cristina. Tu che sei sempre tutto, cioè toglimi almeno tu il dubbio se la secchione della classe il capitolo 2 è da fare sì o no. Dammi una risposta, non fare infame come sempre. Siri, secondo te mi fa una domanda sul capitolo 2? Mi dispiace. Ma mi dispiace perché c'è il capitolo 2 nell'esame oppure no? Figurati. Siri, non mi risponde nessuno. Oh, Micol, ma come siamo educati? Senti, io non sono Micol, sono Patrizia. Non so se... Guarda, Siri. Me ne vado, chiudo tutto, me ne vado a Bora Bora, una di quelle isole che non so nemmeno dove si trova. Perché tanto sono ignorante, non ho studiato, non devo andare a zappare la terra. Persone, perché ho queste pretese? Non devo studiare, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Due giorni in più, solo due, ci passerei due. Figuroi. Pronto? Sto studiando. Aperitivo? No, vabbè, guardando ci stanno, a che ora? Vabbè, finiamo il capitolo. Allora, vediamo, che cosa mi mancava da fare? Ma questo è così semplice, alla fine due cose le so, l'importante è sapere l'inizio del capitolo e la fine. Ma questo non l'ha manco spiegato, che questo è l'ultimo capitolo, figurati se chiede l'ultimo capitolo del libro, cioè praticamente impossibile. Vabbè. No! È uscita la nuova serie Netflix. Cioè... Quello che ci dovrebbero insegnare a scuola. Pronto? No, guarda, senti, scusa, sto studiando, mi devi chiamare dopo, domani è un esame, mi dispiace. Ciao, ciao. Assurdo. Pat, ma stasera ti va di andare al cinema? No, vabbè, carissimo, è il meme che me ne è andato. Patti, ma tu non mi dovevi raccontare la storia di Marco? Dai, 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 che adesso ho tempo. Uè, Anna, come sei messa per l'esame? No, un po' studiato, però penso di giustificarmi alla fine. Micol, sei all'università. Cazzo, è vero. Ok, Micol, mi devi spiegare questo libro perché io non ci ho capito niente, nulla. Patrizia, innanzitutto non toccare il mio libro. Seconda cosa, dov'è il tuo? Vabbè, non l'ho portato, dobbiamo studiare insieme, lo mettiamo in mezzo. No, no, noi non dobbiamo studiare insieme. Io studio per me, tu studi per te. No, e alla fine della giornata ripetiamo tutto insieme. Micol, io non so studiare da sola, ok? E ma io non riesco a studiare insieme! Allora, facciamo una cosa. Io ripeto per fatti miei, facendo finta che tu qui non ci sei, va bene? Negli anni 50 esistevano in tutto il mondo circa 50...
Patrizia, scusami, questo rumore mi dà fastidio, è proprio una cosa che non sopporto. Okay. Dai, Nicole, ti faccio due domande. Tu sulle cose mi servono un po' di più. Ad esempio, l'Unità d'Italia. No, beh, però non puoi venire, così è facile, così so rivedere anch'io. E quindi negli stati tedeschi e nei pezzi. Patrizia, questo secondo me è importantissimo, okay, perché il professore l'ha ripetuto 10.000 volte. Quindi secondo te lo chiede sicuro? Secondo me lo chiede. Okay. Patrizia, ci sei? Sì, sì. Non ti vedo molto concentrata. Sì, ci sono. Infatti, no, io ho appena fatto l'esame, ma non l'ho passato. Ah, e quanto hai preso? Ah, ma complimenti, guarda, brava, veramente brava. Allora, la rivoluzione francese scoppiata nel 1979 affondava le sue radici. La rivoluzione scoppiata nel 1789 affondava le sue radici in una lunga crisi attraversata la Francia nel XVIII secolo. La rivoluzione francese non me la ricordo. La rivoluzione francese, la rivoluzione francese, la rivoluzione francese. La rivoluzione scoppiata nel 1789 affondava le sue radici nella lunga crisi attraversata dalla Francia del XVIII secolo. L'assolutismo si era indebolito senza riuscire a riformarsi, a trasformarsi, a clero e nobiltà, nobiltà, clero e nobiltà, 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 sca, clero e nobiltà, sca, ne erano esanti, clero e nobiltà, nobiltà, sca.